Salve a tutti, bentornati al mio canale. Oggi volevo affrontare con voi un attimo l'argomento degli ormoni bioidentici. Sempre più se ne inizia a sentir parlare. Io stesso sono stato direttore scientifico e relatore in due corsi di formazione per medici proprio negli ultimi tempi per gli ormoni bioidentici, perché inizia appunto a essere l'argomento che anche il medico sta fortunatamente iniziando a conoscere. Già presente in altre nazioni, in Germania da molto tempo si utilizzano gli ormoni bioidentici, ma addirittura già dal 1960, come possiamo vedere in queste immagini, che appartengono al corso che ho fatto, degli autori, dei medici, iniziavano a trattare i loro pazienti con terapie ormonali bioidentiche. Perché bioidentico? Perché è un ormone identico a quello del nostro organismo, non è modificato, deriva dal mondo naturale. Dioscorea, patata dolce, alcuni ignami, il tribulus, che vengono rielaborati chiaramente nel laboratorio e che dà luogo proprio a questa formula di questo ormone identico a quello del nostro organismo. Per cui noi non facciamo altro in questo caso che creare una modulazione ormonale. Noi cerchiamo di rallentare il fenomeno della ormonosenescenza utilizzando quindi non farmaci ad azione ormonale che possono avere chiaramente degli effetti benefici, ma anche effetti collaterali più importanti proprio perché sono ormoni sintetici con quindi una, come posso dire, anche adesione non sempre perfetta a livello recettoriale. Questi ormoni sono ormoni identici a quelli del nostro organismo, per cui è solamente una, chiamiamola supplementazione. Chiaramente ci tengo a sottolinearlo, sono sempre ormoni, per cui è anche giusto e doveroso dire da subito che la persona che si affida a un percorso anti-aging con ormoni bioidentici ha il dovere di relazionarsi periodicamente con il proprio medico, eseguire gli esami che vengono richiesti, rifare la visita di controllo dove verrà rimodulata la terapia. Quindi è un percorso sicuramente impegnativo dove medico e paziente, chiamarlo cliente non è possibile, ma anche paziente non vorrei, perché si tratta di un approccio anti-aging, non c'è una malattia, c'è un tentativo di rallentare il percorso dell'ormonosenescenza. Quindi la persona che si interfaccia con il medico abbia la serietà, la costanza e non voglio discriminare anche quella serenità economica che permette di affrontare il percorso, perché chiaramente gli ormoni bioidentici sono prodotti in farmacie bioidentiche, per cui ci sono anche dei costi non esuberanti, ma comunque non sono farmaci dispensati dal sistema sanitario. L'uomo ipogonadico che ha un testosterone bassissimo ha diritto a sostegno con farmaci ad azione ormonale, secondo le linee guida, con la posologia tipica indicata dalle linee guida, e può essere dispensato dal sistema sanitario nazionale su autorizzazione dell'andrologo endocrinologo di riferimento. Qui parliamo di terapia anti-aging e di ricerca del benessere, e quindi gli ormoni bioidentici non vengono riconosciuti, tra l'altro, neanche dal sistema sanitario. Sono, tra l'altro, siccome sono molecole che derivano dal mondo vegetale, non sono brevettabili, per cui non c'è nessun interesse anche nelle aziende di dover farsi carico della produzione di una sostanza non brevettabile, che quindi poi non porta chiaramente anche benefici economici nella sua diffusione nella popolazione. Sono tanti gli ormoni bioidentici. Io come andrologo mi occupo chiaramente degli ormoni steroidei, degli ormoni sessuali, quindi ne parleremo sicuramente in altri video in maniera più dettagliata. La molecola principe è il colesterolo. Il colesterolo attraverso una proteina STAR viene internalizzato nel mitocondrio e attraverso sistemi di trasformazione, non sono un biochimico, quindi è inutile che parlo di ossidazione, riduzione o quant'altro. Il colesterolo viene, eliminando una sua catena laterale, un doppio legame, trasformato in pregnenolone, che è il capostipite degli ormoni bioidentici steroidei. Il pregnenolone viene esternalizzato fuori dal mitocondrio e verrà poi ossidato a progesterone. Pregnenolone a sua volta può diventare un 17 idrossipregnenolone, trasformarsi in DEA, quindi androstenedione, androstenediolo, testosterone, tutta una catena e molto ben concertata. Ci fa capire anche come sono molto delicati gli equilibri tra tutti questi ormoni. Però la terapia bioidentica con ormoni bioidentici ci permette di integrare il pregnenolone, ne parleremo in un video apposito, il progesterone, ormone presente anche nell'uomo, gli estrogeni, il testosterone, il DEA, attualmente purtroppo non prescrivibile in Italia, però tante molecole che noi possiamo integrare nel nostro percorso anti-aging con molti meno effetti collaterali rispetto a un farmaco ad azione ormonale,
chiaramente devo essere onesto, se c'è anche una ricerca estetica importante, l'ormone bioidentico non può avere quell'impatto estetico che ha una terapia con farmaci ad azione ormonale. Ma qui si parla di medicina, si parla di anti-aging, per cui sicuramente il trattamento con ormoni bioidentici è un percorso giusto, rispettoso dell'equilibrio ormonale della persona, che richiede, come ho detto, da parte del medico e del paziente una serietà nel rispettare i protocolli e rispettare la tempistica, ma può dare dei grossi benefici a livello psicofisico, perché riportando i nostri valori ormonali, da quelli come me di un 57enne ai valori di un 35enne, di un 40enne, sempre nel rispetto della fisiologia del nostro corpo e accettando quella brutta parola che è l'invecchiamento, ma migliorando l'assetto ormonale, una slow aging, una reverse aging addirittura, quindi rallentiamo l'ormonosenescenza, non possiamo che dare benefici al nostro corpo, migliorare la sensibilità insulinica, migliorare la lipolisi, e migliorare l'assetto metabolico e anche a livello cerebrale. Molte molecole sono, parlo dei neurosteroidi o dei steroidi neuroattivi, che possono sicuramente migliorare il focus, la concentrazione, la verbalizzazione, la memorizzazione. Uno di questi, ad esempio, il prednisolone. Bene, avremo altri video, quindi non voglio soffocarvi. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qui. Auguro a tutti una buona giornata e una buona settimana. Ci vediamo alla prossima.